Ciao raga, benvenuti nel secondo episodio di Skyrim. Il primo episodio l'ho fatto in live, ma questo invece lo faccio tramite video. Allora, qua abbiamo. Vabbè, non l'ho ammazzato io, l'hanno ammazzato i miei amici. Hanno ucciso tutti gli imperiali. E hanno fatto veramente tanta strada, tanta strage. Allora, prendiamo un altro po' di spade. No, di spade, di frecce. Altre frecce. Visto che servono, ne abbiamo un totale di 30 forse. Quindi credo che vadano bene. Allora, mo'. Andiamo a vedere se qua c'è un qualcosina a terra. Se c'è altra gente, tipo. No, non credo. Ok, dobbiamo dirigerci da qua. Mi hanno scritto in live prima. Vediamo dove passa. Hai sentito il terremoto? No, purtroppo non l'ho sentito. Cioè, no, purtroppo, per fortuna devo dire. Perché a noi dista tantissimo Roma. Poi siamo fortunati che dalla parte mia il nostro paese città non è una città sismica. Ma per forza dobbiamo andare da qua. Ok, andiamo a trovare un'altra via di uscita. Qua dove cazzo ci porta? Se magari c'è qualcosa da prendere, infatti, vedi? Borse, cura e oro, perfetto. Non so, da qua quindi che strada è questa? Che cazzo di strada è questa? Ah, qui dove è crollato. Ho capito. Andiamo per di qua. Il vigore se ne va come se non ci fosse un domani. Altra borsa di monete. Questo passaggio non porta da nessuna parte. No. Credo sia meglio provare di qua. Eh sì, per forza. Siamo scesi. Oddio, è la miseria come sparano. Dai, spara. Aia. Ok. Ucciso. Cosa ci dà? Veleno congelante. Aspetta. Ok, tutti morti. Veleno congelante. Veleno congelante. Veleno congelante. E tutto sto cazzo di veleno congelante. Vabbè. Che cazzo mi è caduto addosso? Non c'è nulla. Dovremmo andare da qua, sì. Ok. Andiamo per di qua. Tutto sto cazzo di nebbia. No, per di qua, qua c'è qualcosa. Uno scheletro ma morto. No, 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 no. C'è una pozione e un pugnale di ferro. Vabbè, non voglio prendere più di tanto. Devo vedere, c'è tipo un salvataggio. Ah, salvataggio rapido, c'è. Aspetta, c'è un orso più avanti. Un orso. Non l'affronterei in questo momento. Proviamo a superarlo furtivamente. Muoviamoci con calma e attenzione a dove metti i piedi. O se vuoi tentare la fortuna, puoi prendere quest'arco. Potresti coglierlo di sorpresa. Avanti, io ti seguirò e ti coprirò le spalle. Ah, aspetta, aspetta, lui ha detto che si potrebbe provare il dromile. Elmo di ferro, il mio da quant'è? Vestiario, elmo. 19. No, è meglio il mio. Poi qua abbiamo un cazzo di zaino che non me lo fa prendere. Porca miseria, se deve. Abbiamo svegliato l'orso. Allora, ha detto lui qua c'è un cazzo di arco, ha detto, eh. Vabbè, ce l'ho pure io l'arco, quindi andiamo su armi. Andiamo su arco. Ok. Forse lo prendo.
Ah, hanno aggiunto. E che cazzo. Ah, hanno aggiunto questo effetto qua, tipo uccisione finale. Cazzarola, stavo per essere sbranato da un cazzo di orso. Ok, allora, borsa di monete. Vediamo l'orso cosa mi dà a sto punto. Dai, mi dovrebbe dare un qualcosa. Artigli di orso, valore 2, che schifo. Frecce, vabbè, prendiamo la pelliccia, vale 50. Meglio di nulla. Andiamo. Aspetta che voglio prendere un altro arma. Spada imperiale. Ma scusa, preferito. Durante il gioco premi E per aprire il menu preferiti. Da poi vedere gli oggetti. Ah, me l'ha messo nei preferiti. Bene, 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 bene. Abbiamo capito. Mazza di ferro 10, spada imperiale 9. Quindi se facciamo così. Ah, ok, abbiamo capito. Perfetto, abbiamo capito. Continuiamo. Da qua sopra non c'è nulla. No, c'è qualcosa? No. Ah, mo' abbassi per piacere. Che ce l'avremmo fatta. Verso Skyrim. Livello 1 siamo comunque. Un altro drago. Beh, devo dire che sì, è migliorato, ma Stavolta sei andato per sempre. Non credo però che dovremmo rimanere nei paraggi per vedere se torna. Non sappiamo se qualcun altro si è salvato, ma presto qui pullulerà di imperiali. Sarà meglio andarsene da qui. andiamoci, tu dici quello che devo fare, io lo Sapendo che faccio. Arthur gestisce la segheria a Rivendell, lungo la strada, sono certo che ti aiuterà. Probabilmente è meglio se ci dividiamo. Buona fortuna. Oggi non ce l'avrei fatta senza di te. Ok, ciao, è stato un piacere. Allora, per andarcene dovremmo andarcene da qua. Dai, Sì, i vieni colori. con me a Windel e unirti alla lotta per liberare Skyrim. Oggi qui hai visto il vero volto dell'impero. Se c'è qualcuno che conosce il significato della venuta del drago, qui Unisciti alla ribellione dei Manto e della Tempesta. Che mi unirò. Raccoglie fiore di montagna. Beh, lo seguo a sto punto, cazzo. Lui sta andando a Riverwood. vedi quelle rovine lassù? Il tumulo delle cascate tristi. Non ho mai capito come mia sorella riesca a vivere all'ombra di quel luogo. Immagino che ci sia Bill. Ah, il tumulo delle cascate tristi. Ok, Queste queste? sono le pietre guardiane, tre dei 13 antichi menhir che punteggiano le terre di Skyrim. Avanti, controlla con i tuoi occhi. Pietra del ladio, del ladro. Coloro che si trovano sotto il segno del ladro apprenderanno tutte le abilità di furtività il 20% più rapidamente. Ok, poi pietra del mago, pietra del guerriero. Prendere le tue abilità. Questo cos'è? Magico. Andiamo di questa. Ok, thanks giovane. Quindi le stelle qua mi attiveranno. Vabbè, mi aiuteranno. Va bene, ok, se ho capito bene. Allora, con quadrato abbiamo capito che c'è la spada. Perfetto, abbiamo un... Ah, in automatico quando para automaticamente esce la spada. Bene. Così corre. Qua sopra chissà dove si va, però. Ricorda, questo non è territorio dei Manto della Tempesta. E non sono
sono ancora giunte notizie da Elgen, potremmo essere al sicuro. Basterà fare attenzione. Ok, perfetto. Ci imbattiamo in qualche imperiale, fa parlare bene. Tesi. Certamente. E chi si mette contro di te, bell'uomo? Cagnolina di merda. E al diavolo, cagnolino di merda. Pelliccia di lupo, valore 10. Dai, ogni pizzico ignorica. Quindi 10 da qua, 10 da là, 10 da là, ci facciamo 30. Non è male. Il vigore, madonna come scende. Santa miseria. Beh, l'acqua... Vabbè, vi parlo, raga, dai video che ho visto, perché io Skyrim poco ci ho giocato alla fine, cioè... L'ho misi, l'ho intravidi, ma mi scattava e quindi l'ho tolto immediatamente. Siccome che da intravederlo, visto che è un gioco un po' particolare, non l'ho preso neanche su PlayStation 3. Ok, qua credo che siamo arrivati a Riverwood. Sì, dovremmo essere arrivati a Riverwood. Pare che nessuno qui sappia ancora cosa è successo. Gerdur probabilmente sta lavorando nella sede. Ah, stai già qua. Ok. Gerdur. Quindi andiamo da Gerdur. E questo qua dovrebbe essere Gerdur. No, Odd è questo, compa. Tu hai detto Gerdur. Ah, eccolo qua. Ah, è una donna. Gerdur. Prima volta a Riverwood. Se stai cercando lavoro, prova da Odd, alla segheria. C'è un posto dove comprare merci fresche. Ah, anche qui c'è un dialogo che... Ralph, lo conosci? Ok. Davvero? Abbiamo sentito che Ulfric è stato catturato. No, scusa, di questi tempi non posso fidarmi della parola di uno straniero che si presenta in città affermando di essere amico di un fratello. Un drago. A Elge. Non può essere. Anche se... Questo spiegherebbe quello che ho visto prima volare nella valle da su. Credevo di essere immaginato... Beh, non puoi immaginarti cazzo un drago per una mosca. Non so perché, ma... Hai l'aria di qualcuno che ha appena visto un drago. Le cose vanno di male in peggio. Prima la guerra e ora i draghi. Cosa ne sarà di questo mondo? Nulla, nulla, tranquilla. Devi sapere se c'è un drago a piede libero. Riverwood è senza difesa. Dobbiamo avvertire lo Jarl Balgraf a Whiteran di inviare tutte le... Lo Jarl Balgraf a Whiteran. Quindi in modo dobbiamo andare a Whiteran. Fratello, Mara e Clemente, sei salvo. Tuo amico mi ha detto cosa è successo a Egil. Ma qui sarai al sicuro. Gli imperiali non verranno a darti la caccia. Sto bene, Gerdur. Adesso. C'è un posto in cui possiamo parlare. Non c'è modo di sapere quando gli imperiali scopriranno quanto è accaduto a Elgen. Hai ragione. Vieni con me. Quindi va bene. Nel frattempo che loro parlano, io... Ok, ha chiamato Odd, ha chiamato il falegname. Quindi noi possiamo andare a Whiteran. Perché ha già messo l'omino. Quindi credo che possiamo andare a Whiteran. Dai, nuota. Nuota, brutto. Brutta Xina. Ok, perfetto. Vabbè, non so se è questa la strada. Mi dice da qua, quindi sarà un po' un bordello. Comunque impararsi le strade, andare, fare. Sarà veramente un caciotto. No, per di qua. No, per di qua. Mortacci tua. Hai rotto il cazzo. Hai rotto il cazzo, brutto lupo di merda. Oh, cerca lupo. Pelliccia. Capito, qua dobbiamo andare con le armi spiegate, perché sennò qua ci fanno il culo subito subito. Potremmo trovare qualunque cosa. Da tanto che non salvo. Salviamo. Ricordo, raga, che sto giocando la versione, l'ultima scaricata per PC.
Poi vedrò pure di inserire alcune mod se ci riesco, se no altrimenti ciccia. Però le voglio inserire. Devo andare qui dietro, dietro questa montagna dovrebbe essere. Ma scusa, ma qua non sto al tumulo delle cascate tristi, tipo, cioè dove ha detto prima il tizio? Boh, forse, se non mi sto sbagliando, dovrebbe essere qui la zona. Oh! Ortei! Aspetta, se mi attacchi. Madonna, quanto leva. Ma Madonna, quanto levano. Però. Che bello scudo, e quello scudo lo voglio io, raga. Bellissimo il combattimento così in. Ma mi stanno sparando tipo un qualcosa, perché derubarmi a me? A me mi devi derubare. Oh, bella l'uccisione finale. Oh, cerca bandito, mazza d'acciaio, scudo laminato, oro. Corazza di ferro, molle di ferro, guanti di ferro, stivali di ferro. Aspettate un attimo. Aia. Ma mi stanno colpendo. Ho detto che mi stanno colpendo. Allora, un attimo, oggetti. Oh, corazza di ferro. Poi, elmo di ferro, guanti di ferro, scudo laminato, stivali di ferro. Wow. Wow, raga, che figata la donzella nostra. Allora, c'è uno stronzo che mi sta sparando con le frecce. Quindi su, andiamo su arco. Preso. Preso. Ma ragazzi, stiamo tirando le frecce a vicenda. Spettacolo. Chi muore prima? Oh, Madonna, quanto male fa quello però, eh. Aia, mi ha preso. Madonna. Oh, mo vincerà lui. Oh, guarda, 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 guarda come cazzo genera. Preso. Madonna, bellissima! La sequenza dell'uccisione finale, raga, è figa proprio. Allora, spada imperiale, no. Avevamo una spada. No, abbiamo trovato. Abbiamo trovato la mazza d'acciaio, questa. Questa me la metto nei preferiti. Bellissima, cazzo, bellissima. No, andiamo qua. Cerca bandito, non c'è nulla perché l'abbiamo spogliato tutto. Arco da caccia, grimaldello, oro, arco da caccia, frecce. Andiamo su quest'albero perché qua ci deve essere un bordello di frecce. Freccia, freccia. Piglialo però, santa miseria. Ok, allora andiamo da sopra. Allora c'era questo che l'abbiamo spogliato, questo che l'abbiamo appena spogliato e poi qua. Avremo un arciere, quindi oro. No, non abbiamo nessun tipo di arciere. Abbiamo l'ascia. Stiamo su 248 su 300 di peso. Bene. Proseguiamo. Andiamo verso White Run. Però qua c'è una porta e io, ragazzi, ci entro dentro perché ovviamente mi devo andare a ficcare nei danni, no? Borsa di monete. Più 19. Comunque poco oro, pochissimo. Cioè, quanto oro c'ho? Non so se me lo fa vedere. Livello 1, oggetti. 152 di oro. Mamma che schifo. Mamma che schifo. 152 sono proprio pochi.
Qua ci deve essere un tizio sicuramente. Oh, un baule. Wow, oro 52. E ne abbiamo 202. Vediamo un po' se sbaglio. 204, va bene. Vabbè, l'importante è che abbiamo trovato un po' di roba. Mo ci mi dirigo verso Whiterun. Oddio, mi ha dato un rosso. Che cazzo c'era? È la miseria che foschia, non si vede nulla. Ma secondo me devo seguire la strada, mo non vorrei che faccio un bordello. Scusa, ok, vengo da qua. Possibile che la strada è finita? Oh, io vengo da qua. Me ne sono andato da qua. Qua c'è una strada. Qua si sale, qua si scende. Oddio, però raga, mi sa che ci siamo. Quello è il tumulo delle cascate tristi. Siccome che noi dovremmo andare a Whiterun come primo obiettivo, quindi ci dirigiamo a Whiterun. Perché non vorrei fellare, ma io da qua si scende. Forse ho sbagliato completamente strada, eh. Oh, è tutta percorribile questa zona, boh, chissà. Oddio, perfetto, siamo scesi. Oddio, che è quello? Chi è quello? Wow. Salve, buongiorno, siamo amici? No, per niente mi sa. No, 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 non siamo amici. Non siamo amici. Scusa, se prendo l'arco, vediamo un po' quanto li faccio, vediamo. In testa. Fermola così. What? No, 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 scherzavo, 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 scherzavo. Scherzavo. Eeeh, sì, banane. Banane Chiquita proprio, scherzavo, dai, scherzavo. Ma perché, dico io? Sono morto, 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 sono morta. Oddio! Oddio se mi prendeva quella! Oddio se mi prendeva quello! Che culo, sono riuscito a scappare, via, scappa, scappa! Scappa, santa ladra sassa, scappa! E ancora che mi corre, ok, mi ha preso, mi ha preso, mi ha preso, mi ha preso, mi ha preso! E santissimo vigore! Dai! Eccola, mi ha preso, mi ha preso, mi ha preso! Ragazzi, non sapete come sto sudando freddo, non lo potete manco immaginare. Per fortuna quell'altro si è arreso. O almeno potrei dire così. Aprite, vi prego, vi prego, aprite, 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 aprite. Aprite. Fammi parlare! Fammi passare! Fammi passare! Affanculo, morite! Vai, picchiate il gigante, picchiatelo! Vai, picchiatelo, picchiatelo, vai. Vai. Picchio io pure da qua. Picchio io da qua. Picchialo, picchialo, picchialo. Madonna, raga. Li ha arati. Cioè, sapete li ha arati? Se mi avvicino cosa succede? Vediamo un po'. Ok, non mi può colpire. Non mi può colpire.
forse. Oddio, raga, forse riusciremo a ucciderlo proprio per questo bug che non può entrare qua dentro. Abbiamo un giorno. Raga, ma non gli tolgo niente. Ma proprio zero. No. Un cazzotto mi ha dato. Uno. Ah, il sabotaggio rapido funziona. Ok, allora ciao gigante, ciao, è stato un piacere. Allora, usiamo la strategia che abbiamo utilizzato con quando siamo scappati, perché qua mi sa che è quella la zona. Guarda di water. Sì, tranquillo. Vedi che giù c'è un gigante, fai attenzione tu, bello mio. Beh, ma sì, ma io da qua non me ne esco più, mo, raga. Io da qua non me ne esco più. Meno che dobbiamo uccidere il gigante. Dobbiamo uccidere per forza il gigante. Unica strategia. Mannaggia. E posso consumarmi tutte le frecce. Oddio, siamo saliti pure di livello. Ma non gli tolgo niente. Cioè, raga, la vita è sempre su quel cazzo di talloncino. Cioè, 48 frecce. Cioè, mi devo consumare 48, 40, un miliardo di frecce per uccidere sto gigante. Comunque, questo è un bug, comunque. Oppure, magari, potrebbe essere anche furbizia. Però devi arrivare qui. Perché lui è a passo proprio da gigante. Vai. Vai, l'ultimo colpo. Vai, l'ultimo colpo. Oh. Dai. Ok, è morto il gigante. Ascia da guerra di ferro, dito di gigante valore 20, oro 106, pelle di alce, zaino, frecce di ferro, scudo di ferro. Cioè, tu avevi tutto sto schifo per cosa? Cioè, io ho fatto tutto sto casino per la merda. Arco imperiale, bellissimo. Oro, torcia, corazza. Corazza. Elmo, bellissimo l'elmo delle guardie, però, eh. Scudo, bellissimo, cazzo. Scusa, fai vedere un attimino una cosa. Quale c'ho io? Vestiario, scudo. Vabbè, però. Si ferma l'orologio, eh. Oggetti, vestiario. Andiamo un attimo a corazza di ferro. No, elmo di ferro, elmo imperiale leggero. L'ho preso. No, è basso. Però l'elmo ufficiale imperiale è di più, cazzo. Questo vale, cazzo, armatura. Facciamoci così. Quanto c'ho di peso? 250 su 300. Oddio, diceva nuovo livello. Oh, salire di livello ti fornisce un bonus a scelta di salute, magica o vigore. Ottieni anche la possibilità di scegliere un bonus speciale che puoi. Magica, salute o vigore. Abbiamo detto sul vigore, mi devo concentrare. E andiamo sulla scuola di recupero insegna il conto delle forze della vita di questo animale. Permette di lanciare più facilmente. Alterazione, incantamento, forgiatura, armatura pesante. Armatura di fre. Da etriche. Perfetto, potrei andare anche così. Abbiamo solo un livello. Perfetto. Ragazzi, io chiudo qui il secondo episodio di Skyrim. Ci vediamo nel terzo episodio. Un bacione dal vostro mitico e ciao belli. Salvataggio, andiamo qua.